Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a pulire e riorganizzare insieme la camera da letto qui a casa di mia madre e la stanza degli ospiti dove dormo io quando scendo in Calabria con mio marito. Rimanete fino alla fine di questo video perché andremo anche a sistemare il balcone che c'è in stanza e daremo una bella ripulita. Dopo aver sollevato la tapparella, aperto il balcone, inizio dal cambio delle lenzuola. In una bacinella preparo una soluzione di acqua e un po' di fabuloso per andare a detergere le superfici. Questo è il mio metodo preferito, se mi seguite lo sapete. Inizio dalla spalliera del letto, vado a ripulire appunto tutto il letto contenitore con questa soluzione. Provate e poi mi direte. Oltre a uscire lucidissima la spalliera del letto, la testata e quant'altro, rilascia un odore che durerà nel tempo. Per andare a ripulire dietro la spalliera del letto, quindi il pavimento, non faccio altro che andare a prendere un bastone, avvolgere un panno e andare, come adesso vi faccio vedere, a pulire il pavimento. Questo è un piccolo trucchetto che adotto, poiché il letto contenitore è pesante perché all'interno è pieno e quindi questo è un piccolo metodo che vi facilita nelle pulizie qualora doveste avere il letto contenitore.多少次换取了悲伤，已经身在天涯的姑娘，她是否如初年轻漂亮？朦胧中有人推门远行，多少次想和她一样，已是藏在心中的不安，就要冲破我的胸膛。E adesso passiamo a ripulire tutto il balcone, è abbastanza sporco. Vado anche a ripulire, come vedrete, il tavolino, che è praticamente dall'inverno scorso, sul balcone, quindi è molto sporco. Andiamo a fare una bella ripulita e poi andiamo anche a sistemare il balcone, per renderlo accogliente e magari farci una bella, colazione. E anche magari prendere un po' di sole.
E adesso passo il Dyson sul pavimento e poi andiamo a lavare il pavimento. E a tal proposito voglio parlarvi del mio Vileda Revolution. Ed ecco il Vileda Revolution. Devo dire che si presenta molto compatto, ha un secchio molto piccolo ma capiente. Vado a inserire il mio solito tappino di Fabuloso. Ha un pratico panno che si fissa, come vedrete, con dei bottoncini, molto semplice l'aggancio. Devo dire che lo sto veramente utilizzando tantissimo, soprattutto per quanto riguarda questa stanza, perché avendo il letto contenitore che arriva fino a terra, riesco tranquillamente ad andare a pulire il pavimento sotto al letto senza alcun tipo di problema. Quindi veramente promosso. Se avete il letto a contenitore, se avete un divano che vi appunto impedisce di andare a passare lo straccio al di sotto, come potete ben vedere, con questo non si ha nessun tipo di problema. Quindi quando tornerò a casa sicuramente lo acquisterò perché è veramente ottimo. Nonostante io non ho il letto a contenitore, può farmi comodo sicuramente per il divano. Ed ecco a voi il risultato finale. Stanza finalmente pulita, sistemata, come piace a me. Vi faccio vedere anche l'esterno che è venuto veramente bene. Poi vorrò andare a comprare due sedie in plastica all'altezza del tavolino, così magari ci facciamo le colazioni fuori. Quindi mi piace tantissimo il risultato. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto e magari abbia fatto conoscere qualche prodotto nuovo. Noi ci vediamo al prossimo video, un grande bacio e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!